In Italia è un peccato, è proibito, come il ketchup sulla pasta, mamma. Ti sei sempre chiesto se valesse la pena venire a visitare l'Italia? Ma dai, perché? Non devi esitare. Vabbè, ti spiegherò perché il mio paese è semplicemente il paese più bello del mondo. Ciao a tutti, mi chiamo Dino e oggi in questo nuovo video Glossika parleremo dell'Italia e delle ragioni per cui dovresti venire a visitare il mio bellissimo paese. La bellezza del paese. Primo, dovrete venire in Italia perché l'Italia è soprattutto un bellissimo paese. Ci sono tante città conosciute in tutto il mondo e paesaggi meravigliosi. Per esempio, Roma, la capitale antica dell'Italia, dove ci sono tante opere d'arte, e il Colosseo, Firenze con il Duomo, Venezia la città sull'acqua, Milano, Positano, Pompei il suo vulcano Vesuvio, eccetera. Ci sono molte città culturalmente ricche da visitare. L'arte. L'Italia è conosciuta per aver esaltato molti artisti, architetti e inventori che hanno cambiato il mondo, come per esempio Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, eccetera. Loro sono veramente una parte della cultura europea, sono conosciuti in tutto il mondo e molti musei in Italia danno accesso a questi artisti. La cultura culinaria. Ma come parlare dell'Italia senza parlare della sua cultura culinaria? I piatti italiani sono conosciuti dappertutto. La pizza, le pasta, il risotto, il parmigiano, la mozzarella, i gelati, eccetera. Il cibo è una parte integrante della nostra cultura. Ci piacciono le cose buone, convenienti, con ingredienti locali, freschi, di buona qualità. Ma soprattutto, mangiare è un modo per godere la vita con le persone che amiamo. In Italia, mangerete bene e da un buon mercato. Ogni regione ha le sue specialità. Dunque non esitate ad assaggiare tutto. Fun fact, devi dire una pizza al singolare e pizze al plurale. Pizza? Pizze. La gente è la lingua italiana. La lingua italiana è una lingua poetica, romantica e melodiosa. La letteratura italiana è ricca e molto poetica. La cultura italiana attribuisce grande importanza alla lingua. La vita in Italia è molto simile alla commedia dell'arte. Le persone sono entrambe accoglienti, epicurei, divertenti e amichevoli, ma anche un poco orgogliosi, con una grande bocca, e sono coraggiosi. Sono persone intere e accattivanti. I paesaggi. L'Italia è un paese estremamente vario in termini di paesaggi. Ti piace sciare? Abbiamo montagne con neve. Ti piacciono le escursioni? Ci sono anche laghi. Ti piace il sole, la mare? Ci sono tante spiagge nell'est, l'ovest e nel sud. Ci sono anche isole, la Sicilia, la Sardegna. Quindi troverai sempre un posto da ammirare e visitare che ti piace in Italia. Lo shopping. Se ti piace fare shopping, è il paradiso. Molti marchi italiani sono noti e affermati nel mercato della moda. Se vieni in Italia, puoi trovare buoni affari e acquistare degli abiti originali. Soprattutto a Milano, è una città conosciuta per la moda. Cosa da sapere se vieni in Italia? Prima di tutto, devo avvertirvi che noi italiani siamo molto orgogliosi di tutta la nostra cultura. Facciamo tesoro delle nostre tradizioni, culinarie, linguistiche, artistiche, e ci piace sempre difenderle. A volte possiamo sembrare estremi e molto prudenti su alcuni piccoli dettagli, ma fa parte di noi. Per esempio, in italiano la lettera R sta rotolando. Quindi non pronunciamo la R ma R. Per esempio, parlare, mangiare, cantare. Poi, quando c'è un H, dopo una C si pronuncia K e quando c'è una H si pronuncia C. Per esempio, perché, chiedere, cucinare, piacere. Poi il G. Di tagliatelle, per esempio, non è pronunciato, si dice tagliatelle, no tagliatelle. Poi si dice pizza al singolare e pizze al plurale. Santo cielo, per favore, non mettere mai un S, lo stesso per gli spaghetti. Poi non tagliare mai la pasta. Mio Dio, il motivo è molto semplice: si danneggia il prodotto perché è fatto per essere lungo.
è ciò che gli conferisce la sua caratteristica. Finalmente, parleremo del tema più caldo della cucina italiana. Non devi mai, e insisto sul mai, chiedere una pizza all'ananas. Già, perché non esiste in Italia, ma pure perché ci dà fastidio vederlo ovunque nel mondo. In Italia è un peccato, è proibito, come il ketchup sulla pasta, mamma. Vogliamo mantenere le tradizioni. Perfetto, ora sei pronto per venire in Italia, visitare e scoprire il mio paese. Grazie per aver guardato questo video. Per informazioni sulla lingua italiana abbiamo un'app nella descrizione, qui sotto. E non dimenticare di mettere un like o di registrarti, aiuta molto. Arrivederci a tutti!